Una buona serata a tutti, benvenuti all'edizione serale del KTG. Cominciamo subito con i titoli del nostro giornale. Vertice a 4 sull'Europa a Versailles, i leader, sia un'unione a più velocità. Dagli interni Gentiloni in TV, Movimento 5 Stelle l'attacca, basta camomilla Gentiloni, subito al voto. Infine per lo sport, calcio, Tavecchio bis, ora viene il difficile in una FIGC spaccata e avvelenata. Vertice a 4 sull'Europa a Versailles, incontro tra Hollande, Merkel, Gentiloni e Rajoy in vista delle celebrazioni dei trattati di Roma. Parigi e Roma, serve Unione Europea della Difesa. La linea comune è chiara, sia un'Unione Europea a più velocità. Negli Stati Uniti Trump firma nuovo ordine esecutivo sull'immigrazione, confermata l'esclusione dell'Iraq dalla lista dei paesi musulmani, dove saranno sospese le richieste di nuovi visti. Il provvedimento è in vigore dal 16 marzo, scontro senza precedenti tra Trump e il capo dell'FBI. Scossa di terremoto in Svizzera, allerta anche a Milano e nel Lecchese. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata in Svizzera tra Spiringen e Diesbach, a circa 65 km da Lucerna. Il sisma è avvenuto a una profondità di soli 3 km, la scossa però è stata avvertita chiaramente anche in Italia. Corea del Nord, lancio di 4 missili in un test per attaccare una base USA in Giappone. Il capo di gabinetto del governo nipponico, Yoshide Usuga, conferma che 4 missili balistici sono stati lanciati dalla Corea del Nord verso il mare del Giappone, 3 dei quali sono atterrati nella zona economica esclusiva giapponese. Nel Movimento 5 Stelle Di Maio ironizza sulla teoria del governo rassicurante e lancia l'hashtag Camomilla Gentiloni, ma anche il vicepresidente della Camera finisce nel mirino per la metafora del malato terminale, poi il suo contrattacco, ipocrisia, dal PD. Tra le misure impopolari che l'attuale Premier deve mettere in atto per trovare soldi potrebbe esserci l'estensione a tutti della fattura elettronica, non solo da parte della pubblica amministrazione ma anche per privati, che permetterebbe di avere un recupero complessivo di circa 50 miliardi di euro. Istat, nuovo minimo storico di nascite in Italia, il livello minimo delle nascite del 2015, pari a 486.000, è superato da quello del 2016 con 474.000. La riduzione osservata, che a livello nazionale è pari a 2,4%, interessa tutto il territorio. La prima telefonata è stata di Alexander Zeferin, numero uno dell'UEFA, la seconda dell'avvocato Sergio Campana, storico leader dell'Assocalciatori. Carlo Tavecchio è ancora il presidente della Federcalcio, ha vinto le elezioni e azzeccato il pronostico. E vediamo quali sono le previsioni del tempo sulla nostra penisola per le prossime ore. Un nuovo intenso peggioramento è in arrivo al centro-sud con piogge, temporali e un significativo rinforzo dei venti. Questa perturbazione, la terza in 3 giorni, favorirà la formazione di un intenso vortice ciclonico che scivolerà lungo la nostra penisola. Era questa l'ultima notizia del nostro giornale, vi invito a continuare a seguire sempre le produzioni media event sulle nostre emittenti e a segnalare le vostre curiosità tramite i social network, Facebook e Twitter e a seguirci anche su YouTube. Una buona serata al vostro direttore, Carmine D'Urso.